ogni volta che il software passa la verifica termica vi applica il coefficiente pari a 1. Questo proprio per indurre a fare una verifica, in quanto molto probabilmente con coefficiente pari a 1 uno non ottiene l'esito della verifica positiva. Di conseguenza cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad applicare quelli che sono i coefficienti di utilizzo e i coefficienti di contemporaneità. Prima di tutto bisogna definire qual è l'interruttore generale e quindi qual è l'arrivo. A questo punto posso o andare a cambiare manualmente qui i dati, se li conosco, che mi derivano da uno schema elettrico, o se no posso tramite il fattore K automatico andare a applicare quelle che sono le nozioni che dice che dà la normativa, ovvero la normativa ci permette di applicare coefficienti da 0,6 a 0,9 in funzione del numero delle partenze. In questo caso abbiamo 5 partenze, quindi la normativa ci consiglia di utilizzare un coefficiente 0,8. Guardate cosa succede al numero di watt totali. Passerò da 18 a 12. Questo perché? Perché il calcolo lavora sul quadrato del coefficiente. Di conseguenza, applicare il coefficiente va ad abbattere pesantemente quello che è il numero di watt che io ho inserito all'interno del quadro. E sicuramente, utilizzando un quadro prisma, che sia G o P, l'esito della verifica tende sempre ad andare a buon fine. Perché? Perché il quadro è pensato per la modularità del sistema e quindi tutti i dispositivi hanno il loro spazio per poter dissipare le apparecchiature, il calore nel modo più corretto possibile. Se avete delle componenti che non sono di Schneider ma volete aggiungerle, potete tranquillamente aggiungere una componente che può essere, che ne so, un contattore, e andare a applicare quello che è un valore che vi verrà dato dal fornitore, e una volta che lo avete all'interno della vostra scelta potete andare a decidere dove andare ad applicarlo, e quindi verrà aggiunto al calcolo termico. Una volta verificata la parte termica, manca l'accessoriamento, quindi confermo. L'accessoriamento mi permette di scegliere quelli che sono tutti gli accessori del quadro, tipo la tasca portaschemi, tipo gli eventuali otturatori per i modulari, i supporti per esempio per l'ammaraggio cavi, il collettore di terra se lo voglio, le bandelle isolate, i morsetti, tutta una serie di accessori che magari potete già avere o chiunque magari dei nostri clienti può avere già in magazzino, se no invece comunque sono a disposizione. Altro accessoriamento riguarda l'accessoriamento del quadro stesso, quindi scegliere se voglio degli schermi orizzontali piuttosto che delle guide DIN alternative. In questo caso sono arrivato alla configurazione terminata, il quadro è verde, il quadro e gli interruttori sono verdi, di conseguenza io posso ottenere un prezzo. Quindi se vado a fare la sintesi economica ottengo un prezzo di listino, ok? Dove poi ci dovrò andare ad applicare quelli che sono gli sconti, e su quello siamo d'accordo, viene gestito sotto un punto di vista commerciale. Io prima di terminare volevo farvi vedere giusto quello che è un potenziale output. Allora, fondamentalmente avete la possibilità, come dicevamo, di stampare formati Word o formati CAD. Il classico formato Word, non sto a perdere tempo a generarlo, è quello, ma ne ho aperto uno già generato, diciamo, è quello della stampa in DOC, dove avete, come vedete, il vostro oggetto, il vostro riferimento e il vostro cliente, dove sono state integrate anche tutte quelle che sono le note. Le note sono le note che potete trovare a livello di offerta, a livello di quadro, piuttosto che a livello di impianto, quindi avete sempre a vostra disposizione delle note. Avete una pagina informativa su quello che è la nostra piattaforma digitale, quindi EcoStruxure. Dopodiché si passa alla specifica tecnica economica di bassa tensione, il quadro, dove avete la possibilità, qui c'è un esempio di un quadro di tipo universale, con tutti i dati tecnici, dati che sono reali, quindi con quelli che sono le misure reali che avete scelto, dati di verifica termica con l'elenco dei componenti e l'elenco di quelli che sono le scelte termiche. Allora, in questo caso qui non è proprio una verifica termica, ma è un bilanciamento termico, quindi sui quadri universali dovete andare a definire quelle che sono le condizioni dell'ambiente, le condizioni desiderate all'interno del quadro,
e quello che è il calcolo termico viene fatto dal software e la soluzione la andate a scegliere poi voi eventualmente. Dopodiché vi presenta l'elenco dei materiali suddivisi per unità funzionali e per carpenterie. Questo vi dà un ordine anche in fase di cablaggio e montaggio del quadro. E quindi fondamentalmente, come vedete, potete anche realizzare quadri molto più importanti di quelli che abbiamo realizzato noi. Questo è un quadro reale, dove oltre alla disposizione degli interruttori è stato posizionato anche un sistema sbarre. Dopodiché, come vedete qui, l'elenco dei componenti fino ad arrivare all'esito della verifica, che è, come dicevamo qui, vedete, ci sono dei casi conformi e altri da verificare termicamente. Quindi in questo caso si vanno ad affare delle applicazioni, delle soluzioni. La parte di stinta materiale, quindi questa è un po' la stampa codici. Tenete conto che nella stampa per offerta voi potete decidere le sezioni, quindi se non volete le copertine, se non volete i dati tecnici, se non volete l'elenco dei componenti per la verifica termica potete toglierli, ma un'altra cosa importante che trovate all'interno di questa sezione è sicuramente la documentazione tecnica, quindi avete tutte le specifiche disponibili, specifiche tecniche disponibili per la bassa tensione, per il sistema di installazione, per i condotti sbarre e ovviamente per la media tensione. Quindi sono tutte specifiche che possono essere allegate alla vostra offerta. Quindi non genero il documento, non vi faccio vedere la stampa online perché tanto è identica, viene generato lo stesso documento. Quello che sicuramente possiamo fare è andare a generare il DVG, perché qua su questa configurazione è abbastanza veloce. Allora, per generare il DVG si deve schiacciare questo tasto o se no, tasto destro, esporta fronte quadro in DVG. Una volta che ho cliccato su questa voce, vedete, ha generato un file che ha lo stesso nome del mio quadro. Posso decidere dove stamparlo, posso decidere la versione, importare anche un logo personalizzato. E se cliccate sulla I avete le informazioni di come andare a applicare il vostro logo personalizzato nelle stampe di Extreme. L'esportazione del PDF, perché voi potete avere sia il DVG che il PDF. L'esportazione in DVG non c'è assolutamente necessità di aver installato sul vostro PC AutoCAD, poi se l'avete meglio perché ovviamente poi dopo lavorerete anche col DVG, però la generazione del DVG è totalmente gestita da Extima. Quindi potete generare uno schema o più schemi da più file in bianco e nero o a colori. Quindi andiamo ad elaborare velocemente questo file, come vedete è già stato elaborato, di conseguenza posso andare ad aprire il quadro che ho appena fatto, lo apro direttamente con AutoCAD in modo che così potete vedere quello che è il risultato. Nel frattempo, mentre aspetto, vedo una domanda: si passa dai project ad Extima? Sì, assolutamente. Voi potete generare il vostro progetto e in i project avete un tastino che vi esporta direttamente il file in Extima. E l'unica cosa che vi rimane da fare poi è il fronte quadro, perché l'accessoriamento dei componenti l'avete già fatto in project. Allora, come vedete, questo è il quadro che abbiamo generato con l'identificazione degli interruttori, disegno per disegno, con anche gli eventuali blocchi vigi e i contatti, quindi un dettaglio molto più importante di quello che ovviamente trovate su Extreme, che sono un ambito di lavoro. Tutti quelli che sono i dati, per esempio per quanto riguarda la siglatura, se li andate a inserire vi vengono anche riportati nel fronte quadro e sicuramente vi permette di avere un legame molto più stretto con quello che è il vostro schema elettrico. Giusto per darvi qualche esempio, magari un po' più importante, possiamo vedere altri quadri e questi sono generati automaticamente da Extreme, ma come vedete anche qua. Il quadro un po' più importante, stiamo parlando di un quadro prisma dove vengono anche applicate le quote e comunque gli interruttori sono esattamente gli stessi che vedete. Soluzioni di questo genere li potete avere anche per quanto riguarda i quadri per il cablaggio strutturato, quindi come dicevamo, quadri con la fibra ottica, con la gestione delle reti e con le alimentazioni per quanto riguarda i vari quadri. Fino ad arrivare anche a, vediamo se abbiamo qualche soluzione,
potrebbero esserci dei quadri universali, dove qui avrete la disposizione dei componenti all'interno del vostro quadro, fino ad arrivare anche a quadri di media tensione. Vediamo se troviamo un quadro, non penso siano questi quadri di media. Questo è un esempio con tutte le varie descrizioni. Quindi comunque la generazione del DVG viene fatta direttamente da Xtim. Altra cosa che potete fare, ovviamente, l'esportazione in formato Excel, quindi la cosa è molto molto veloce, di conseguenza vi verrà aperto il file Excel con l'elenco, la descrizione del vostro quadro. Se avete più quadri, ovviamente avrete più voci. Il codice, la descrizione, le quantità e ovviamente qui la possibilità di esportare e gestire i dati come meglio credete. Giusto 2 secondi, se mi permettete ancora, vi faccio vedere un'offerta generata, giusto per avere qualche riferimento in più, perché qua ho avuto modo di farvi vedere soltanto a grandi linee come si genera un quadro. Partiamo magari da un'offerta un po' più importante, che potrebbe essere questa qua. Tenete conto che avete la possibilità di generare, come dicevo, anche centralini, piuttosto che centralini con varie linee, quindi possono essere civili o industriali. Avete la possibilità di generare quadri di una certa importanza, fino ad arrivare alle cassettine, piuttosto che a quadri un po' più strani. Vediamo qualche soluzione magari per delle voci importanti. Questo qua, per esempio, abbiamo dei quadri di media tensione, quindi il classico arrivo con protezione interruttore, la cabina di trasformazione dove potete fare varie soluzioni, potete lavorare sul fronte quadro, potete lavorare sulla vista simboli. Dopodiché abbiamo per esempio un quadro come può essere questo, abbastanza importante, che è un power center dove avete, come vedete, diversi interruttori masterpack. Immaginate a scegliere tutti i codici di questo interruttore a mano senza avere un configuratore. Avete la possibilità di visualizzare il giro sbarre, quindi andare a posizionare le sbarre e andare a scegliere ogni singola voce delle sbarre, fino ad arrivare al completamento, diciamo, delle varie carpenterie. La stessa cosa, anche qua, andare a fare dell'elenco materiali per quanto riguarda i tubi, le cassette di derivazione e tutto il resto. Quindi queste sono delle offerte generate direttamente da Xtim, sono offerte reali, okay? Dove avete anche i trasformatori, diciamo, da 1600 kV A. E quindi diciamo che all'interno di Xtim potete gestire un po' tutto quello che è il mondo dell'elettrico, dell'automazione, della casa, perché per esempio anche qua, giusto per darvi un'idea, se vado a fare la scelta componenti e scelgo dispositivi per la domotica, come alimentatore, accoppiatori e interfacce, io li posso andare comunque a integrare all'interno di un quadro che può essere la distribuzione stessa, e di conseguenza andarlo a integrare nei miei centralini. Quindi avete non tanto una progettazione che può essere quella che fate nei project, ma tanto una preventivazione, una gestione di quelli che sono gli spazi, una gestione di quelli che sono gli ingombri, una gestione di quelli che sono la parte termica, e quindi arrivate alla quotazione di dettaglio del vostro quadro. E sempre qua, come Xtim, avete il vostro elenco materiale, e oltre ad avere l'elenco del sito web, per ogni singolo prodotto avete anche il datasheet, quindi la scheda tecnica che viene automaticamente generata dal nostro sito e che potete scaricare. Avrete sia il download della vostra scheda tecnica, sia l'eventuale modello CAD 3D se disponibile all'interno del software. Questo sempre e solo installando il software Xtim. Quindi io spero di avervi dato una panoramica molto molto generale, tanto per darvi un'idea, un corso di Xtim che facciamo presso la nostra formazione tecnica dura circa 8 ore, e già in 8 ore è difficile
farvi vedere tutto. L'obiettivo di oggi non era farvi un corso, ma farvi illustrarvi, diciamo, quelle che sono le potenzialità o cosa potete fare con Xtreme. Spero di essere stato chiaro e comunque rimango a disposizione, come tutti i miei colleghi, per eventuali chiarimenti, domande, supporto per l'utilizzo di Xtreme. Quindi intanto ho visto che altre domande non ce ne sono, comunque ricordo siamo ancora sempre a disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto passerei la palla alla collega che terminerà la vostra presentazione. Ok. Ok, grazie mille, condivido le slide. Allora, sì, in ultimo vi ricordiamo che sta per scadere la promozione Evoluzione Attiva e vi ricordiamo che se volete potete sfogliare il volantino relativo alla promo direttamente dalla vostra app e ottenere 10 punti. In questo tutorial appunto potete vedere che scaricando l'app SA4U accedete alla schermata principale e sfogliando il volantino potete ottenere 10 punti direttamente dall'app oppure richiedere il volantino relativo alla promo anche al vostro venditore di fiducia o al vostro referente Schneider Electrics. Vedendo rapidamente appunto il volantino relativo alla promo, potete notare nella prima pagina che vengono ricordati gli appuntamenti formativi di Schneider e anche le attività appunto proposte come il super bonus 110, i nuovi prodotti e i prodotti appunto del Schneider Electrics e infine trovate la parte relativa alla promozione vera e propria con la descrizione dei prodotti, i punti ottenibili caricando le bolle di acquisto dei prodotti sull'app e anche il prezzo di vendita consigliato. Ed infine, avendo partecipato a questo webinar, avete l'opportunità di ottenere 20 punti, quindi se non l'avete già fatto vi invitiamo a scaricare l'app SA4U e come mostrato in questo tutorial accedete alla sezione strumenti, cliccate su strumenti utili, poi selezionate webinar, nel menu a tendina selezionate l'evento a cui avete partecipato, quindi in questo caso sarà l'evento relativo all'Xtreme, cliccate poi sull'icona della macchina fotografica e fotografando questo schermo potete ottenere 20 punti nei prossimi giorni che vi verranno caricate sull'applicazione. E vi ringraziamo per l'attenzione e per aver partecipato a questo webinar, vi invitiamo a compilare un sondaggio che adesso inseriremo nella chat in cui vengono anche proposti degli eventi dei temi per gli eventi formativi per i prossimi webinar e quindi vi invitiamo a compilare il sondaggio. Lascio questa slide che potete fotografare e appunto per ricevere i punti direttamente sull'applicazione. Grazie.